che è un programma ambizioso, però dal confronto noi ricaveremo dei progetti concreti, perché non intendiamo affatto disperdere i 1000 rivoli poco producenti le risorse che anche a livello europeo riusciremo a conseguire. Grazie, caro Presidente. Your government has taken bold measures. It required courage, but it worked. And you led the way for other member states. Et je veux, pour commencer, rendre hommage à l'Italie. Mais on sait aujourd'hui que ce sont les autorités italiennes qui ont montré la voie avec des mesures qui ensuite ont été répliquées par les autres gouvernements. In Europa c'è grande fiducia nel governo italiano, nella comunità nazionale che ha dato prova in questo tempo difficile di grande coraggio, di disciplina, di solidarietà. Stiamo vivendo uno shock senza precedenti, con costi umani, particolari in Italia, ma anche sociali e economici molto alti. You have also taken bold measures to secure jobs, protect companies and limit the damage to the Italian economy. L'Italia ha dato un buon esempio in Europa in questi terribili mesi di crisi. Il principale problema della nostra economia è da oltre 20 anni quello della bassa crescita, a sua volta riflesso della debolissima dinamica della produttività. You're going to be the prime minister in charge of G20 during the year of recovery. And I have trust that you would focus on the right priorities. Quello che più ci differenzia dalle altre economie avanzate è l'incidenza dell'economia sommersa, dell'illegalità e dell'evasione fiscale. Tutto ciò si traduce in una pressione fiscale effettiva troppo elevata per quanti rispettano pienamente le regole. Nelle regioni meridionali io credo che anzitutto bisogna migliorare l'ambiente in cui le imprese operano, in primo luogo con riferimento alla tutela della legalità. Il principio di legalità è la base che sta dietro la capacità di installare imprese che abbiano forza nel Mezzogiorno. Ora è il tempo di contrastare la crisi e disegnare la rinascita, e questo chiama in causa la politica, ossia la responsabilità di scegliere. E credo sia molto importante e positivo che il governo italiano abbia deciso di avviare questa discussione sul disegno del futuro da una riflessione europea, internazionale, ma soprattutto inizialmente europea. Il piano che stiamo elaborando si articola in 3 linee strategiche: modernizzazione del paese, transizione ecologica, inclusione sociale, territoriale e di genere. Dimostrare che dopo l'austerità che ha generato disuguaglianze può esservi un'Europa più forte, vicina ai cittadini, capace di giocare un ruolo come attore globale. Tutto questo senza l'Italia non sarà possibile, questo salto di qualità non potrà compiersi. La scelta di questa location, che è apparsa a qualcuno inusuale, il casino del Bel Respiro, del parco di Villa Panfili, è proprio un omaggio alla bellezza italiana. Nel momento in cui progettiamo il rilancio, dobbiamo fare in modo che il mondo intero possa avere concentrata la sua attenzione sulla bellezza del nostro paese. Grazie, Italia. Coraggio, Presidente.